Ciao amici gatti e amici gatte, oggi parliamo di FeLV. Anche oggi ci occupiamo di una malattia molto particolare del gatto e io lascio subito la parola alla dottoressa Beatrice Martinelli. Prima però volevo ricordarti di iscriverti al canale YouTube premendo qui sotto su iscriviti e di premere anche la campanellina per ricevere notifiche di tutti i video che pubblicherò. Rieccoci qua per un'altra sessione che riguarderà un'altra malattia. Prima di parlarvi di questa malattia, vorrei parlarvi di quello che mi è successo oggi. Fatalità, guardate, avevo ripassato delle cose per dirvi sulla leucemia felina, ovvero la FeLV, e guarda caso stamattina mi è arrivato un paziente con la FeLV. Mi è successo questo: è arrivato un gatto oggi, di circa un anno, non si reggeva più in piedi, era molto pallido, non aveva praticamente più, il nasino rosa. Alcuni gatti, sapete che se sono bianchi hanno il nasino rosa, era completamente bianco come il suo pelo, respirava malissimo e ogni tanto si lamentava. Il proprietario diceva che era così dal giorno stesso, che nei giorni precedenti non aveva mangiato per 2 giorni. La condizione era gravissima, aveva una temperatura di 33, i gatti vivono tra 38 e 39, quindi vuol dire che aveva, diciamo, non aveva più temperatura, e quindi abbiamo deciso di fare un esame del sangue per capire che tipo di malattia infettiva, perché ci sono delle malattie infettive come la FeLV che danno dei problemi proprio ai globuli rossi, oppure sarà una malattia parassitaria di cui ne parleremo ai dilagante. Questa malattia parassitaria è molto interessante, ma ne parleremo in un'altra sessione. Quindi questo gatto ha fatto banalissimo test, che è un test che si fa col sangue del gatto, in 5 minuti reagisce, è un test ELISA questo, e ci può saper dire. Di solito è insieme alla FeLV, alla FIV di cui vi parlerò un'altra volta. La leucemia felina, quindi, tramite questo, diciamo, dispositivo si mette il sangue, in 5 minuti viene il risultato. Questo gatto è venuto positivo di leucemia felina. La leucemia felina è un virus mortale, purtroppo, nel tempo, ovvero i gattini sono molto vulnerabili prima dei 5 mesi. E se l'hanno preso per via materna tramite il latte, come penso che sia successo a questo gatto che aveva un anno, muoiono entro l'anno di età, perché ovviamente avendoli presi così pic da piccolo, purtroppo le difese immunitarie sono quelle che sono, la madre glielo praticamente attacca alla nascita, per cui poi in un anno il virus fa tutto il suo decorso. Questa malattia è una malattia purtroppo subdola, nel senso che la madre la può attaccare al cucciolo, la madre infetta, sto parlando, al cucciolo durante la lattazione. E di solito la via di trasmissione sono i liquidi, quindi il latte, il sangue, ovviamente le urine, lo scolo nasale, queste cose. È molto importante quindi che gatti che sapete che sono FeLV non convivano con gatti negativi, perché diventeranno positivi. Normalmente invece i gatti che si ammalano perché vengono a contatto con animali infetti tramite il sangue, lo scolo, eccetera, eccetera, possono sviluppare la malattia dai 3 ai 5 anni dopo il contagio. Quindi è una malattia subdola, perché noi non ci accorgeremo mai che i nostri gatti sono venuti a contatto con un individuo FeLV positivo, a meno che noi non lo sappiamo perché l'abbiamo testato e in casa, oppure è successo qualcosa, come è successo a una mia proprietaria di gatti, che il gatto che lei aveva trovato in giardino ha sviluppato FeLV dopo 6 anni di età. Ok? Cioè a 6 anni si è conclamata la malattia, è venuta da me, e il sintomo principe di questa malattia è, la maggior parte delle volte, una gravissima anemia. Cosa vuol dire? Che siccome purtroppo questo virus inibisce la produzione dei globuli rossi, quindi noi sappiamo che i globuli rossi vivono circa 120 giorni, quando il midollo, che è il produttore dei globuli rossi, non funziona più, questi lentamente muoiono. Sono ovviamente tutti di età diverse, quindi ne avremo uno che ha 30 giorni, uno che ne ha 100, eccetera, eccetera, e lentamente il gatto diventa anemico. Voi non ve ne accorgete, perché non ve ne accorgete? Se per esempio un gatto è scuro, non vedete le mucose, a meno che non siate veramente tanto attenti quando sbadiglia, eccetera, perché non c'è modo di vedere.
E invece siete fortunati se un gatto è molto chiaro, perché ha il nasino rosa e il nasino diventa proprio pallido e uno dice: ma cosa sta succedendo al mio gatto? Il gatto normalmente, fino a che non arriva a un grado di anemia grave, prosegue la sua vita, è un po' più debole, però vi dico, molte volte è difficile che i proprietari me li portino precedentemente, cioè me li portano quando il grado di anemia è proprio grave, il gatto si muove sempre meno e io purtroppo scopro che sono FeLV positivi, per cui sappiamo che il sintomo maggiore della FeLV è proprio questo grado di anemia. Cosa si può fare? Allora, normalmente se di solito negli allevamenti questo problema non sussiste perché loro vengono testati, i genitori sono testati e quindi non possono essere venuti in contatto con FeLV, quindi siamo abbastanza tranquilli, è una malattia a diversità del corona che si testa, per cui è difficile che venga esposto, è più una malattia che si trova nei gatti randagi, nei gatti di gattile, piuttosto che di un allevamento. Anche perché questo tipo di virus, a differenza degli altri, è molto labile nell'ambiente. Cosa vuol dire? Che si distrugge, si disattiva velocemente, quindi anche se voi avete un FeLV positivo, anche solo il lavare e l'aria atmosferica lo distrugge, per cui non avete tanti problemi di pulizia di cose, quindi è un po' più difficile prendere la FeLV che per esempio prendere il corona, perché il corona è più nell'ambiente eccetera, invece la FeLV si disattiva, quindi è proprio il contatto diretto con il gatto malato che ci dà. Cosa succede? Che i nostri gatti purtroppo, oltre a ammalarsi di anemia, possono anche avere delle forme maligne di tumori che vengono proprio innescate dalla FeLV, quindi purtroppo la nostra FeLV arriva a diventare mortale per delle, tra virgolette, complicazioni che il virus fa nell'organismo del gatto, per cui poi alla fine purtroppo muore, e per tumori e per anemia grave purtroppo, non rigenerando più il midollo, il gatto si possono fare delle trasfusioni, ma sono palliative, perché non funzionando più il midollo dovremo trasfondere circa una volta al mese e diventa improponibile per il gatto, anche per i gatti donatori, cioè ovvero se uno ha un gatto a casa può fornire il gatto come donatore, però lo può fare una volta ogni 6 mesi, non può ogni mese prendere sangue al suo gatto. Io normalmente, quando ho gatti che non so la provenienza, quando li sterilizzo a 5-6 mesi faccio il test FeLV, ok? Questo test FeLV, che è questo che vi dicevo, ci dà la sicurezza, perché magari nel frattempo il gattino che è stato preso, adottato, non si prende a 2 mesi, sono passati 4 mesi, non ha avuto contatti con altri gatti, eccetera, è molto probabile che se è positivo venga positivo e che se è negativo è negativo. Cosa si fa in questo caso? Allora, se il gatto esce e può avere contatti con gatti probabilmente malati di FeLV, si può vaccinare. E il gatto è negativo, viene vaccinato, si vaccina una volta all'anno, è un vaccino abbastanza completo e abbastanza efficace, ma non copre al 100% l'infezione, quindi è possibile, purtroppo mi è capitato nella mia pratica, di avere un gatto vaccinato per FeLV malato di FeLV. Il vaccino protegge all'80%, quindi abbiamo un 20% di possibilità di poter prendere la malattia. È un virus lungo, quindi sapete che l'aspettativa di vita del gatto, se il gatto ha preso questo virus da adulto, sono anche 5 anni prima che sviluppi la malattia, ok? Che ce ne accorgiamo. Quindi è un lentivirus, è un virus che ci mette un tot di anni a funzionare. Vi dicevo, è molto più veloce in un gattino piccolo per ovvi motivi di stato immunitario. Quindi se un gatto lo prende a un giorno di età perché gli viene trasmesso, capite che la replicazione cellulare e tutto quanto di un cucciolo è molto più veloce di un adulto, e quindi la replicazione anche del virus, purtroppo. Infatti normalmente i gatti che lo prendono da cuccioli, come il mio paziente di stamattina, purtroppo a un anno muoiono, perché purtroppo questa è l'emivita di questo virus, e muoiono per complicazioni. Quindi mi raccomando, fate il test sempre e comunque, lo fate quando sterilizzate il gattino, oppure se è un gatto buono lo si può fare in ambulatorio, ci vogliono veramente 5 minuti, e di questo virus si può vaccinare. Ne abbiamo, come avete sentito, tanti altri che non lo si può fare. Questa è una protezione, anche se dell'80% se lo possiamo dare, quindi cerchiamo di, almeno per i gatti che escono, di vaccinare FeLV. Mi avete visto che sono sana e salva? Sì. Perché vi faccio questa domanda?
perché se avessi preso la FEV sarei morta, perché lavoro da circa 16 anni, quindi facendo il conto che potrei vivere 5 anni e sarei morta, perché penso di aver visto tante di quelle FEV e di essermi punta e ripunta e aver contatti, no, allora ragazzi, ricordiamoci una cosa: i virus felini, ok, si trasmettono tra felini, ok? Ci sono solo poche malattie, tra cui la rabbia, che si può, ma è di solito del cane, la tubercolosi, che è del cane, la leptospira, ma il gatto è refrattario. Insomma, che parleremo poi ampiamente di una malattia in uno dei prossimi video che interessa le donne in gravidanza, e questa è veramente una delle piaghe sociali peggiori. Io mi incavolo a morte perché vedo persone venirmi in ambulatorio con il gatto perché sono in gravidanza e il ginecologo ha detto che si devono liberare del gatto. Ma senti, siamo nel 2018, ma siamo impazziti totali? Allora avrei tutte le mie colleghe che hanno bambini morte, cioè non ho capito io qua, che lavoriamo fino al nono mese di gravidanza, cioè robe dell'altro mondo. Comunque di questo parleremo. Mi raccomando, non i virus felini si attaccano tramite felini, non prendiamo niente. Per quanto riguarda la vaccinazione, non possiamo vaccinare un gatto che ha la FEV. Perché? Perché ce l'ha già. E non gli interessa riavere il virus vaccinale con quello di campo. Quindi purtroppo in quel paziente sappiamo che non possiamo vaccinare. Ma cosa possiamo fare per quel paziente lì? Possiamo vaccinarlo per la trivalente. Perché? Perché i maggiori esperti europei di gatti dicono che, essendo la FEV una malattia che ci dà anemia, che ci può dare tumori, che ci può dare un'immunodepressione, eccetera, eccetera, del midollo, se il gatto dovesse prendere herpes, calici o pandeucopenia, è possibile che possa morire di uno di questi virus, soprattutto la pandeucopenia, perché è immunodepresso. Per cui proteggiamo il nostro gatto ogni 3 anni, ovviamente, perché sappiamo che lo facciamo ogni 3 anni, però proteggiamo il gatto FEV dalle altre 3 malattie, perché non inficia il suo stato di salute, ma protegge dall'infezione che può avere dagli altri virus. Quindi vacciniamo i gatti FEV, assolutamente. Chiaramente io non vaccinerei un gatto FEV terminale. Cosa vuol dire? Con l'anemia, con un linfoma? No, quello ragazzi no, perché purtroppo sappiamo che la vita del gatto da lì a breve non ci sarà più, per cui non ha un senso vaccinare. Ma il gatto FEV che sta bene, assolutamente vacciniamolo, perché è importante per la sua sanità, proprio per evitare di prendere altre malattie. È possibile che accarezzando un gatto FEV noi attacchiamo al nostro gatto la FEV? No, perché ve l'avevo detto, è un virus labile, per cui anche se accarezziamo un gatto FEV e lo baciamo, eccetera, questo virus a contatto dell'aria, eccetera, non si distrugge, non è più trasmissibile, per cui questa malattia, sinceramente, è una malattia che possiamo anche accarezzare il gatto FEV e andare a casa. È buona regola lavarsi le mani, certamente, e non poi avere un contatto diretto col nostro gatto senza magari fare, appunto, lavarsi le mani o pulirsi un attimo la faccia. Però ricordatevi che il virus FEV è molto labile, per cui non vi dà problemi. Quindi potete accarezzare tranquillamente i gatti FEV e poi andare a casa. Qual è la terapia che io posso fare per aiutare? Beh, la solita terapia di supporto, cioè se non volete assolutamente distaccarvi dal vostro gatto, a me è capitato frequentemente di fare anche una trasfusione e di portare avanti il gatto 2 o 3 mesi con le trasfusioni. Non è una cosa che ovviamente vi porta alla risoluzione, però se non siete in quel momento pronti per staccarvi dal vostro gatto, a me è capitato e io l'ho fatto, ma per aiutare più che altro non il mio paziente felino, ma il proprietario a sapere che doveva distaccarsi. Delle volte purtroppo mi tocca comunque capire magari delle condizioni del proprietario per poi possa affrontare meglio le cose, soprattutto perché normalmente non lo sanno che il gatto è malato, e quando me lo portano scoprono tutto di un colpo che ha una malattia mortale, e in 30 secondi decidere di fare l'eutanasia proprio non è proprio il massimo. Quindi li devo portare a capire che è una malattia che è invalidante per il gatto, però ci vuole tempo. Quindi le terapie sono palliative, possiamo però utilizzare nel momento magari di un'infezione, eccetera, eccetera, anche l'interferone omega. L'interferone omega si utilizza tantissimo in tantissime altre virus, come la FIV, come l'herpes, eccetera, però
possiamo usare questo, però vi ricordo che siamo sempre a terapie palliative, cioè lo potete fare, potete avere un miglioramento nella condizione generale, ma può essere transitoria e può essere perché il gatto in quel momento ha ricominciato a stare meglio oppure aveva un'infezione e l'antibiotico l'ha aiutato piuttosto che l'interferone. Vi può aiutare, ma non può guarire il vostro paziente, il vostro gatto. Purtroppo la FeLV alla fine è mortale e io non ho niente per disattivare questo virus. E qui mi sorge una domanda che mi è stata fatta, devo assolutamente rispondere a questa domanda. Allora, a chi mi ha chiesto che se si può vaccinare nella coda? Assolutamente sì. Il problema è questo: avete mai visto il vostro gatto dal veterinario? I miei ci vivono col veterinario, ma quando vanno dal veterinario sono molto nervosi e il gatto tende a muovere tantissimo la coda, quindi intanto dobbiamo afferrargliela, per il gatto è un momento di scarico e quindi dobbiamo afferrarlo e tenerlo, non è proprio, diciamo, io evito ogni tipo di intrusione, già che sono nel mio sono su un tavolo dove non dovrebbero stare, escono dal loro ambiente, sono molto nervosi, la coda, diciamo, gli serve come scarico della loro tensione, io gliela blocco. Non è che non mi piace farlo a me. In più non abbiamo tantissima cute, ci sono le vertebre e quando io devo entrare sotto cute è possibile che nel movimento che il gatto mi fa io possa addentrarmi e fargli del male. Quindi come sito di inoculo andrebbe benissimo, perché se lì c'è un sarcoma e può nascere un sarcoma, il taglio della coda non inficia, però purtroppo bisogna avere un'enorme manualità, deve essere molto fermo il gatto, perché purtroppo non ho cute, non ho possibilità di prendere la plica cutanea nella coda, quindi è un'ottima posizione per inoculare, però manualmente è molto faticoso e può essere molto doloroso per il gatto, che in quel momento ha come valvola di sfogo sbattere la coda. Quindi purtroppo io faccio fatica, nonostante normalmente faccia iniezioni dappertutto e faccia l'intramuscolo eccetera, però la coda sinceramente nel gatto è un po' difficile da tenere ferma, andare sotto cute, perché non ho tessuto per potermi fare da via per entrare. Quindi io non lo uso e sinceramente anche non l'ho mai visto fare ad altri colleghi, proprio perché il gatto quando viene dal veterinario non è proprio rilassato e quindi devo cercare di essere molto veloce nel gatto, e quindi la coscia da dietro, poi entrano alla velocità della luce nel trasportino, diciamo è la cosa più veloce e più indolore per il mio paziente, che non ama venire sul tavolo del veterinario, tantomeno essere punturato. Spero di esservi stata utile anche questa volta, vi aspetto per la prossima sessione. Se avete mille domande, siamo qui per le mille risposte, se posso. Ci sono alcune risposte che non ci riesco, purtroppo capita. Comunque, se avete bisogno, Micio Gatto è sempre con voi, vi aspetta per ogni domanda, per ogni perplessità sulle cose. Mi raccomando, chiedete e cercheremo di rispondervi con tutti i colleghi che collaborano con Micio Gatto. Grazie e ciao! Ringrazio come sempre la dottoressa Beatrice Martinelli. Mi raccomando, se hai domande sulla FeLV, scrivile pure qui sotto sui commenti al video e saremo lieti di risponderti. Per oggi è tutto, vi aspetto nel prossimo video e ciao amici gatti e amici gatte.